Al comunale di Castelnuovo passa il Trastevere. I capitolini, nonostante la doppia superiorità numerica, riescono a superare l'ostacolo nero-verde solo nel finale con una rete del neoentrato Bailly che regala ai suoi la vetta solitaria della classifica. Guido Di Fabio concede un turno di riposo a San Severino per dar spazio all'ex Tancredi. In avanti a comporre il tridente sulla tre quarti c'è Foglia in luogo di Morelli. Mister Mazza dalla sua conferma per 9 undicesimi la formazione che ha sconfitto a domicilio il Fiuggi con la penna Ilari a sostituire Laurenzi e Squerzanti. Gara subito godibile, con le due squadre che si affrontano dal primo minuto a viso aperto. A farsi vedere verso la porta avversaria sono subito i padroni di casa. Sterzata di D'Egidio sulla sinistra che serve all'indietro Ripa, la conclusione respinta con i pugni da Semprini, poi sbroglia la difesa. Gli ospiti però, alla prima occasione, passano a condurre. Caparbio Corsetti a contendere la sfera Pulsoni. L'assist all'indietro trova in Sannipoli il più veloce ad avventarsi sulla sfera che attraversa una selva di gambe e si infila alle spalle di Grace. Il Castelnuovo accusa il colpo, ma protesta al 39esimo per un atterramento in area di rigore di Foglia. Per il direttore di gara, Tomasi di Lecce, si può proseguire. Il finale di partita è di totale marca nero-verde. Emilio in verticale verso Ripa, che anticipa l'uscita di Semprini, ma la sfera finisce sul fondo. Gestione dei cartellini da rivedere da parte del direttore di gara che al 45esimo spedisce anzitempo sotto la doccia Marianeschi, reo di aver colpito a volto un avversario, e la seconda espulsione stagionale per il centrocampista. Ma nel momento di maggior difficoltà il Castelnuovo pareggia i conti. Pallone profondo di Alfieri che trova Terrenzio, salito per l'occasione dalle retrovie. Il tiro del capitano trova la deviazione vincente sotto porta di Ripa, che con il vero senso del gol infila l'incolpevole Semprini. Quinto gol in campionato per il giocatore in maglia numero 9. Nella ripresa Di Fabio abbassa Foglia sulla linea dei centrocampisti e lascia D'Egidio fare il pendolo per dare una mano a Ripa. Ed è proprio l'esterno nero-verde ad avere sui piedi il pallone del vantaggio, ma il tiro dalla distanza viene messo in corner dal portiere. Dalla bandierina, azione insistita dei locali, sfera che giunge in aria, ma Ripa, da pochissimi passi di testa, non riesce ad inquadrare lo specchio. I laziali scendono di intensità nella ripresa, ma si rendono pericolosissimi a metà frazione. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Tarantino sparisce dai sistemi radar della difesa nero-verde e colpisce indisturbato verso la porta, ma deve fare i conti con l'intervento di Grace superlativo. Due giri di lancette e Castelnuovo, che addirittura resta in 9 con la doppia ammonizione rimediata da Ripa, reo di aver detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Si fa durissima per i padroni di casa, che si vedono superare anche nel punteggio al 40esimo. Dagli sviluppi di un fallo laterale, disattenzione difensiva della difesa che perde il neoentrato Bailly, bravissimo a girare di prima intenzione verso la porta e battere Grace, che deve capitolare per la seconda volta. Festeggiano ora i Granata, che vedono premiati i loro sforzi. Il Castelnuovo però non vuole cedere il passo e hanno nei piedi di Bolo l'occasione per pareggiare l'incontro, ma il calcio di punizione dal limite fa solo la barba al palo. Sarebbe stato un super gol per l'italo-argentino. Al triplice fischio finale fanno festa solo i laziali, che ora guidano il girone F di Serie D, mentre il Castelnuovo deve subito archiviare questa sconfitta e preparare la sfida di domenica prossima contro il Notaresco. Vabbè, ci sarebbe un po' per tutto, perché la mia squadra ha disputato una grandissima partita contro forse la squadra più forte di questo campionato, ma non abbiamo subito niente, abbiamo giocato con tantissima personalità, siamo rimasti in 10, in 9, fino alla fine ci abbiamo creduto, avendo un'occasione anche all'ultimo secondo, quindi segnali importanti da parte della mia squadra. Poi avete visto voi quello che è successo in campo, ma dispiace per quello, perché noi nel primo tempo abbiamo fatto un fallo con Terrenzio ed è stato ammonito, loro hanno fatto 7-8 falli della stessa intensità, non ammonivano e i nostri si lamentavano per non aver avuto lo stesso metodo di giudizio, ammonivano i nostri, e poi è stata la conseguenza delle espulsioni. Questo non va bene, perché non premia tutto il lavoro che ha svolto la mia squadra. Quello di novembre è un mese difficilissimo e bisogna affrontare delle gare importanti. Domenica ci sarà ancora un derby, si va a Notaresco e lo si fa senza Marianeschi e Ripa. Sì, sì, ma giocheranno altri, non è quello importante, non perdere certezze, anzi questa è una partita che te le deve dare ancora di più, perché hai dimostrato in campo tutto, abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, quindi adesso ci lecchiamo le ferite, facciamo il mea culpa, in settimana ci rimettiamo a lavorare e pensiamo alla partita di domenica a Notaresco. Sì, ma ringrazio il mister per i complimenti.
Ma secondo me sì, non abbiamo fatto benissimo come in altre occasioni, però forse oggi la partita è stata un po' incanalata con molti scontri fisici, è stata una partita molto maschia, quindi a livello di contenuti tecnici secondo me potevamo fare molto ma molto meglio, però siamo contenti perché a volte vincere questo tipo di partite fa bene.